Vediamo questa bella animazione virtuale che ci mostra le due forze apparenti di Coriolis e la forza centrifuga che appaiono nei sistemi di riferimento non inerziali rotanti. Questi sono gli sponsor del video che mostra un cannone piazzato in un disco rotante. Le palle di cannone volano in linea retta, dal momento che non ci sono forze su di loro. Ed ecco qua il cannone e le palle di cannone che vanno in linea retta secondo il principio di inerzia. Questo infatti è il punto di vista esterno, cioè visto dal sistema inerziale che rappresenta la stanza. Lo capiamo dal fatto che la stanza, il pavimento, ci appare fermo, mentre invece il disco ruota. Adesso cambiamo e ci spostiamo nel sistema di riferimento del disco rotante, quindi. Il cammino delle palle di cannone adesso ci sembrerà curvo. E infatti adesso vediamo che il pavimento si mette a ruotare e il disco si ferma. Questo è il punto di vista del sistema di riferimento del disco. Quindi siamo adesso nel sistema di riferimento non inerziale, quello rotante. E effettivamente notiamo che le palle di cannone fanno dei percorsi curvi, curvano a destra. E non ci sorprende che la curva avviene verso destra, perché il disco, visto dal sistema esterno, ruotava in senso antiorario. Quindi è come l'emisfero nord della Terra. L'animazione virtuale prosegue facendoci vedere le forze come frecce, quindi come vettori. Quali forze? Coriolis è la forza, la freccia colorata in celeste. La forza centrifuga è invece la forza colorata in verde. In bianco abbiamo il vettore risultante, quindi la forza totale, la somma vettoriale della forza di Coriolis e della forza centrifuga. Vediamo. Partono queste palle di cannone e abbiamo le forze. Per esempio, in questo momento la palla di cannone ha fatto una curva sulla destra e abbiamo la forza centrifuga, questa freccia verde, che infatti, come sappiamo, tende ad allontanare dal centro del disco la palla di cannone. Quindi la forza centrifuga è responsabile dell'allontanamento progressivo della palla di cannone. Invece la forza di Coriolis, questa celeste, è responsabile della curvatura della traiettoria, che non va dritta ma curva verso destra. La somma vettoriale di queste due forze è questa forza bianca, che è la forza totale. Rivediamo, mentre le palle di cannone viaggiano, abbiamo le forze che agiscono su di loro. Per esempio, in questo momento, questa palla di cannone è partita curvato verso destra. Questa è la forza centrifuga che la spinge verso l'esterno, la allontana dal centro del disco e, come vedete, centrifuga si chiama così perché fugge dal centro, infatti è rivolta sempre in direzione cosiddetta radiale, quindi in direzione opposta al centro del disco. Quest'altra palla di cannone, che era partita prima di questa, ha fatto questo percorso, è arrivata qua, e anche su di lei la forza centrifuga agisce spingendola lontano in direzione opposta al centro del disco. La palla di cannone che sta qua è quella che era partita ancora prima e di nuovo allo stesso modo abbiamo la forza centrifuga che spinge la palla di cannone lontano dal centro del disco. Poi abbiamo la forza di Coriolis sulle tre palle di cannone che è responsabile della curvatura verso destra. Quindi queste palle di cannone curvano la loro traiettoria per colpa della forza di Coriolis. E questa palla di cannone pure sente la forza di Coriolis e continua a curvare, e lo stesso fa quest'altra palla di cannone che era partita prima, sente la forza di Coriolis che la fa curvare. La forza totale è questa freccia bianca. Questa è la forza totale, la somma delle due forze di Coriolis e la forza centrifuga. Osserviamo anche quello che abbiamo già detto in un video precedente, e cioè che la traiettoria descritta da questi oggetti, da queste palle di cannone, è una spirale che si allontana, diventa sempre più larga, quindi si allontana dal centro e allo stesso tempo curva verso destra. Possiamo vedere qui questo moto a spirale. Questi sono i movimenti a spirale che fanno le palle di cannone.